Radio Radicale, siamo con l'onorevole Zennaro del gruppo Misto per parlare di un emendamento che ha presentato alla legge di bilancio che è all'esame delle commissioni competenti, che riguarda il plasma. Allora, noi sappiamo che quanto è importante in una fase come questa organizzare tutto quanto anche per quanto riguarda il sangue, in particolare il plasma immune, che ha la garanzia di un'immunità rispetto al Covid-19. Allora, che cosa ha proposto rispetto alle competenze delle regioni e che cosa fanno le regioni in merito a quello che lei propone? Oggi c'è questa cura, o comunque si sta vedendo che in tanti malati che sono in terapia intensiva l'utilizzo del plasma iperimmune, che ricordo sarebbe il plasma che hanno donato i soggetti che sono stati colpiti e sono ovviamente oggi sani, stanno bene, che hanno avuto il Covid e possono donare questo plasma. Questo plasma viene utilizzato in tanti ospedali italiani per il trattamento del Covid. Ho proposto questo emendamento per costituire un centro nazionale all'interno del Ministero della Sanità per andare a fare la ricerca e anche fare sostanzialmente un coordinamento con tutti i vari ospedali italiani, tutte le varie regioni, un po' come viene oggi con il Centro Nazionale dei Donatori del Sangue. È sicuramente un'opportunità e una strada da percorrere nel momento in cui, nell'attesa ovviamente che arrivino questi vaccini, che siano certificati, insomma c'è tutto un'alternativa, però chi oggi viene colpito dalla malattia va comunque trattato nell'attesa che arrivi il vaccino, quindi è sicuramente uno strumento importante. Ho chiesto che vengano stanziati per sostanzialmente fare questo tipo di ricerca 2 milioni e mezzo nel 2021 e 2 milioni e mezzo nel 2022. Auspico che il governo accetti questa proposta, perché mi sembra una proposta in linea con quella di andare a provare a percorrere in questa fase difficilissima tutte le strade possibili. Quindi sarebbe un centro nazionale, a livello nazionale, al quale potrebbero attingere anche le regioni? Allora, questo è sostanzialmente un rafforzamento di quello che c'è oggi, che si chiama Centro Nazionale del Sangue, che è presso il Ministero. Quindi sarebbe una, diciamo, una branca in più? È sostanzialmente, intanto, risorse, perché per fare tutte queste attività servono risorse, e quindi poi ovviamente il Ministro e l'Istituto Superiore di Sanità si possono organizzare nella maniera che loro ritengono, intanto per fare proprio questa, un capitolato di spesa per fare ricerca sul plasma iperimmune, quindi risorse sulla ricerca, sulla sanità, perché non ci dobbiamo dimenticare che questo non è che riguarda una categoria o l'altra, riguarda 60 milioni di italiani. Quindi deve essere definito dalla Commissione in questi giorni di esame della legge di bilancio? Sì, inizieremo il percorso, presumo, degli emendamenti, quindi dell'analisi delle proposte, penso la prossima settimana, e spero che ci sia, insomma, un'unità di intenti di tutte le forze politiche su questa proposta. Bene, la ringrazio, ringrazio l'onorevole Zennaro del gruppo Misto per averci illustrato questa proposta emendativa alla legge di bilancio. Grazie. Grazie a voi.